Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. In questo video affronteremo la versione Guru di Sienna. Mi è capitato di dover rispondere a diverse domande riguardante Sienna e soprattutto riguardante Guru, che come vedremo è un sistema molto più complesso e che richiede una particolare attenzione all'utilizzo dei propri parametri. Quello che consiglio per iniziare un'esperienza con Sienna, quella di aprire la versione reference ed iniziare con questa, perché è proprio il primo step dove Sienna mostra le caratteristiche dei sistemi di correzione delle cuffie. Quindi utilizzare Sienna Reference come primo approccio proprio al sistema Sienna, inserendo appunto la propria cuffia. In questo caso sto utilizzando le mie Audiz LCDX e troviamo due parametri molto simili, uno LCDX e uno LCDX Smooth, perché alcuni hanno trovato rispetto ad altri software di correzione la correzione base troppo aggressiva. Io personalmente la adoro, però comunque abbiamo la possibilità di sceglierne una meno evidente sulle alte. Già questo sistema, come abbiamo visto nell'altro video, ci permette di ascoltare la calibrazione della cuffia in modalità wet e poi aumentare, quindi inserire questa correzione in un contesto simil Harman, ossia un contesto che renda più gradevole l'ascolto della correzione. Se non la vogliamo, lo spegniamo e abbiamo soltanto la correzione pura della cuffia. Se la correzione ci risulta troppo invadente e non ci piace perché siamo abituati a non utilizzarla, possiamo scegliere un blending tra la versione non corretta e quella in correzione full. Questo, dicevo, è il primo step. Proviamolo, ascoltiamolo, vediamo le nostre cuffie come si comportano e scopriremo che lavorare in cuffia con questo sistema diventa incredibilmente meno stressante che con altri sistemi di correzione. Soltanto in un secondo momento, quindi soltanto dopo aver capito che cosa fa Sienna Reference, passare alla versione Sienna Rooms. E qui, oltre a caricare prima il nostro modello di cuffie, come abbiamo visto, passare all'ascolto delle stanze che vengono emulate da Sienna, partendo dallo studio di Bini fino ai nuovi studi Spitfire, per esempio, che è quello che utilizzo molto più spesso, di Marco Vannucci, e in cui immergersi immediatamente cercando di capire rispetto al nostro ascolto in studio. Poi vedremo un altro video relativo proprio alle question and answer, ossia le domande e le risposte che sono state fatte dai vari utenti e che ho raccolto proprio in un file apposito, mentre appunto in Sienna Rooms possiamo avere dei controlli molto basic tra l'input e l'output e ovviamente il def espresso in percentuale. Questo controllo fa riferimento alla quantità della correzione applicata, è un sistema appunto custom di acustica audio e serve per ricreare all'interno delle cuffie lo stesso feel che ci si aspetta di trovarci di fronte agli speakers, è una sorta di crossfeed, se vogliamo chiamarlo così. Per cui una completa traslazione ci immerge completamente nella stanza, oppure possiamo fare un blending e limitarla al nostro modello di cuffie, quindi avere un rapporto poi in ascolto molto più vicino a quello a cui siamo normalmente abituati. Il controllo di perfection che vediamo qua in alto invece controlla la quantità di suono originale proveniente dagli speakers originariamente campionati se ci muoviamo tutto a sinistra, oppure, come vediamo l'incremento anche della luce, verso una linearizzazione della risposta dell'emulazione. Quindi più speakers, più emulazione della stanza. In questo modo possiamo fare un blending tra i due sistemi. E questa già è la versione base dove poter mettere mano ed iniziare a capire come funziona l'emulazione delle stanze all'interno di Sienna. Soltanto dopo aver apprezzato e capito questo sistema possiamo passare alla versione Guru, che è quella molto più complessa, come vedremo.
Guru è la versione Total Control di Sienna, quella dedicata agli smanettoni nerd dell'audio che desiderano configurare uno degli studi già campionati sulle sensazioni e la tridimensionalità del proprio, oppure creare un ambiente custom in grado di offrire comfort e definizione personali. Ognuno di noi è un elemento variabile, unico, e potrebbe essere necessario ridurre o enfatizzare le caratteristiche dello studio per trovarsi in un ambiente perfetto di lavoro. Bando alle ciance, andiamo a vedere l'interfaccia. Oltre al colore nero, che ricorda un po' lo stile del plugin Erin, abbiamo uno schema molto molto simile a quello di Rooms che abbiamo prima visto, ma con il pulsante qui in basso a destra Guru che vorremmo subito schiacciare. Voilà. Appaiono subito diversi pulsanti dedicati al fine tuning della room. Iniziamo con il caricare, la calibrazione delle cuffie qua in alto a destra, e procediamo alla scelta della room più simile alla nostra, quindi in questo caso più simile alla mia, per dimensioni e tridimensionalità. Io personalmente ho scelto Spitfire con il sub. Troviamo poi ovviamente in alto i classici pulsanti load and save dei preset. Io ho già creato i miei, quindi schiacciando su uno si sposta immediatamente sul preset della mia stanza, quindi ho cercato di ricreare l'ambiente, il mio ambiente, che contenga all'interno le mie casse Genelec, che è la risposta di quelle casse calibrate nel mio ambiente. Questo perché fin quando poi non avrò il mio ambiente personale campionato, dovrò necessariamente fare un tuning di uno preesistente ed avvicinarlo il più possibile al mio. Questo mi consentirà poi, ovviamente fuori dallo studio, di avere un rapporto molto simile e poter fare delle scelte in cuffia che prima non avrei mai potuto fare a livello di mix e soprattutto di mastering. I nuovi controlli fanno riferimento al Pan, al Width, Acustica Plus Plus, Disable Room Gain, il Def Plus Plus e il Pan Plus Plus, oltre all'ultimo che si chiama appunto Focus. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa effettivamente facciano. Adesso io ho utilizzato il mio sistema di calibrazione, quindi se avete le Audise LCDX mettetele in testa, ascolterete esattamente quello che sto ascoltando io. In altri casi ovviamente avrete un ascolto falsato, però comunque avrete la sensazione di quello che succede attivando i vari controlli. Sto utilizzando un nuovo arrangiamento che ho scelto proprio per questo test, perché contiene tantissime informazioni di mid e di side e quindi potremo apprezzare al meglio le caratteristiche di questi comandi. Partiamo dalla stanza, dicevo, principale di Marco, quindi andiamo su Spitfire, che potremo anche salvare direttamente su uno dei pulsanti, quindi per richiamarla velocemente. Partiamo dalla stanza standard, quindi quella che noi troveremmo già in Sienna Rooms, in questa combinazione. Andiamo ad ascoltare. Disabilitiamo. Facciamo caso al mid, quindi alla parte centrale, che diventa più evidente immergendoci nella stanza. Quindi abbiamo, rispetto ad un ascolto standard, come vediamo, un'immagine stereo più definita, quindi abbiamo più il mid più centrale, il side più equilibrato e possiamo appunto capire meglio in fase di mix che cosa portare avanti o indietro in queste due caratteristiche del segnale stereo. Partiamo da Acustica Plus Plus. Questo parametro ci permette un ascolto prevalentemente speaker, quindi spostandoci verso speaker ascolteremo il suono più dettagliato delle casse, meno influenza di queste casse in un ascolto bineurale, quindi un ascolto stereo, come se ci trovassimo di fronte a queste casse.
Ascoltiamo la differenza. Facciamo caso al side, come diventa più definito. E a quanti bassi riusciamo a percepire nella situazione binaurale, che sono appunto quelli della risonanza della stanza. Quindi facciamo caso al low end e al mid, soprattutto sul segnale side. Ancora. Arriviamo così ad un ascolto molto molto preciso dell'ambiente in cui le casse stanno suonando. Passiamo ora a room gain, che troviamo qui, disabled room gain. Controlla il volume di uscita soltanto quando la room è disabilitata. Così possiamo compensare e matchare la differenza tra il volume di uscita quando la room appunto è disabilitata in riferimento al volume generale di uscita quando la room è presente. In questo caso possiamo scegliere di abbassare il volume della stanza, quindi il suono della stanza, rispetto al suono delle casse, in relazione sempre all'ascolto binaurale che troviamo qui al lato. Arriviamo così a Def++. Questo sistema incrementa il rapporto del side rispetto al mid proprio al termine della catena. In sostanza incrementa l'effetto stereofonico. Ascoltiamo. Ovviamente fa riferimento al def percentage che troviamo qui in basso, quindi una volta scelto un percentuale che ci permette di apprezzare molto il segnale side, possiamo aumentarlo o diminuirlo in questo frangente. Facciamo caso ai claps. Più aperti. L'effetto ovviamente diventa più evidente sugli effetti, quindi i riverberi. È chiaro che per apprezzare al meglio questi parametri è necessario avere un tipo di cuffie che siano in grado di identificare il side in tutte le sue frequenze in maniera estremamente corretta. È possibile trovare dei grossi problemi di definizione di questi parametri in cuffie più economiche, perché appunto non hanno quella definizione, quella profondità che una cuffia magnetoplanare, per esempio, possiede rispetto ad una dinamica economica. Quindi tutti i parametri diventano molto più evidenti in base alla qualità dell'ascolto che noi stiamo utilizzando. Lo stesso principio accade nelle casse monitor all'interno dello studio, trattando la stanza o comprando o acquistando delle casse monitor estremamente più definite e professionali. Scendendo troviamo il controllo di width. Questo controllo modifica l'angolazione delle casse ed è espresso in gradi. Portandolo verso sinistra abbiamo un'angolazione di 30 gradi e portandolo poi verso destra riusciamo ad avere un'angolazione di 60 gradi.
come possiamo vedere in questa figura. Quindi quando noi ci troviamo con il controllo tutto a sinistra abbiamo questo tipo di angolazione e quando ci troviamo con il controllo tutto a destra abbiamo questo tipo di angolazione. Quindi in base alle nostre esperienze all'interno dello studio possiamo scegliere di avere queste due opzioni di riferimento. Ovviamente questo inciderà nel rapporto mid e side, dove nella prima opzione avremo un mid più presente rispetto al side e nella seconda opzione più side rispetto al mid. È una questione di rapporto tra i due segnali. Sul lato opposto troviamo pan plus plus. Questo controlla lo spostamento dell'effetto 3D, nel senso che muovendoci più sulla situazione classic, quindi qui a sinistra, potremmo controllare l'effetto tridimensionale rispetto al suono classico che abbiamo all'interno di una stanza. Quindi è come se noi ci allontanassimo un po' dall'ascolto, quindi dalla posizione dello sweet spot. Ed anche questo è molto influenzato da depth e width. Sostanzialmente, quando ci troviamo agli estremi della selezione, si crea un effetto di perdita, di interferenza di un canale nell'altro. Quindi il canale sinistro verso il canale destro e il canale destro verso l'effetto sinistro. Cerchiamo di ascoltarlo, enfatizziamo il def, apriamo un po' il width e sentiamo il pan. Più presenza di bassi. Soprattutto sul side, quindi sulla sezione binaurale. Facciamo caso appunto quando entrano i pad alle medie frequenze presenti sul segnale side e capiamo che cosa sta accadendo. Ci accorgeremo di una presenza di medie sul side più coinvolgente, riferita al parametro 3D rispetto al parametro classic. Arriva il pad. Ovviamente ascoltando con le nostre casse all'interno del nostro studio potremmo fare un rapporto più corretto rispetto appunto a questo parametro. È chiaro che non avendo un riferimento professionale, quindi non trovandoci in studio, diventa difficile capire come utilizzare questi parametri. Come vi dicevo all'inizio, è un sistema per fare un fine tuning di un ambiente già esistente per farlo assomigliare al nostro ambiente di lavoro. Questa è la caratteristica principale del sistema Guru. Con queste opzioni, infatti, possiamo far arrivare il nostro ambiente emulato ad un livello molto, molto simile a quello che noi abbiamo nel nostro ambiente. Sono parametri quindi molto delicati, molto semplice incorrere in difetti e problemi e quindi creare danni se non sappiamo esattamente che cosa stiamo controllando. Infine troviamo il controllo di focus, che ci permette di capire quanta stanza, quindi quanta stanza emulata, vogliamo coinvolta nell'ascolto in riferimento al suono degli speakers, quindi meno room, più room, meno room, senza però alterarne il volume. Questo è molto comodo per fare un blending tra la room e l'ascolto in cuffia con la correzione. Togliamola completamente.
Se sentiamo che la stanza introduce troppo side, possiamo limitarlo appunto dal pan plus plus. Distance. Adesso stiamo ascoltando attraverso le mie cuffie Audis LCDX, quindi se possedete queste cuffie avrete modo adesso di apprezzare al meglio quello che io sto facendo, altrimenti avrete comunque un suono artefatto nelle vostre cuffie, ma la possibilità di capire quello che succede modificando questi parametri, quindi non utilizzate questi preset se non avete questo modello di cuffie. Dovrei comunque indossarne delle altre e rifare i parametri, diventerebbe un video troppo lungo. Vi consiglio appunto di testarlo sulle vostre cuffie capendo ora che cosa facciano questi parametri e ovviamente facendo sempre attenzione allo scopo del sistema Guru, che è appunto quello di fare un tuning ad una stanza già preesistente per avvicinarla alla vostra stanza e quindi al vostro sistema di ascolto professionale. Se non abbiamo un sistema di ascolto professionale e ci troviamo in un ambiente scomodo, magari casalingo, magari in albergo, magari in viaggio, o comunque in un ambiente che non è professionale, quindi il nostro orecchio non è abituato a sentire, ad ascoltare in un ambiente professionale, non utilizziamo Guru, perché diventa assolutamente inutile. E quindi il mio consiglio è di passare direttamente a Sienna Room ed utilizzare i preset già impostati all'interno di Sienna Rooms. Se volete copiarlo, sulla patch 1 ho messo il preset della mia stanza. In questo modo avrete un ascolto molto simile a quello della mia stanza con le Genelec, calibrate e tarate nella mia stanza, quindi questo vi dà un ascolto molto molto simile a quello che ho io nelle Genelec. Spero di aver dissipato qualche dubbio relativo a Guru, quindi al sistema Guru di Sienna, e ci vediamo nel prossimo video. Spero che questo video vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!